Però Striscia, Antonio Ricci hanno perso il kamikaze senza il mento, che sei tu, però ci sono tante altre televisioni come Al Jazeera che hanno Ah fatto carte sì! false per averti, tu Ma eri sei citato, formata, oh, perché? incredibile, sei formata. Tu mi stai. Vi garantisco che è tutto vero quello. Io, a me piace la televisione così, quella vera, non le manfrine che fanno finta di non sapere. Vi giuro che lei, Rosana, non mi ha assolutamente detto che domande mi avrebbe fatto. Vi garantisco. E adesso mi stai facendo ricordare delle cose che sono vere, è vero. Al Jazeera mi fece, io sono stato l'unico giornalista occidentale, ovviamente adesso ce ne sono altri, nel 2001 ad essere contattato per andare a lavorare con loro. Ma perché? Perché ero stato in Iraq, io sono l'unico che ha intervistato Tareq Aziz in Iraq nel bunker di Saddam Hussein, sempre per Striscia, anche quella fu una cosa, una cosa eclatante. Ma ha anche fatto dei servizi sull'embargo iracheno, Esatto, perché sono andato in Iraq, sono arrivato sull'embargo anche sotto. iracheno, sì, E sul fatto che sei andato anche negli morivano in ospedali. ospedale, perché morivano allora 6.000 bambini al mese a causa dell'uranio impoverito della prima guerra di Bush padre. Oggi ne muoiono più di 12.000 di bambini, perché l'uranio impoverito della prima guerra di Bush padre si sono uniti a quella del Bush figlio, per cui i due Bush hanno fatto delle cose addirittura criminali in Iraq. E al ritorno da questa esperienza in Iraq scrissi un libro con altri inviati di guerra, ognuno scrisse un proprio capitolo, il titolo del libro è L'informazione deviata, ogni diritto di noi giornalisti è stato devoluto in beneficenza, per cui se vi interessa andate a comprarlo, L'informazione deviata, noi non abbiamo guadagnato niente, ci sono fior di giornalisti oltre a me, c'è Ettore Bo del Corriere della Sera, c'è Giulietto Chiesa, grandissimo inviato di guerra. C'è Ruotolo, altro inviato di Santoro che ha fatto l'inviato di guerra, Di Mare, un altro bravissimo inviato di guerra del TG1, e tutti noi abbiamo scritto un capitolo. Di ritorno da questo, dall'Irca mi fecero scrivere questo mio capitoletto e lo presentai io al premio Ilaria Alpi, che è il maggior premio giornalistico italiano per noi inviati di guerra. Nella presentazione di questo libro c'era l'inviato di Al Jazeera, che è uno di quelli che insieme a noi ha scritto il libro, ha scritto un suo capitolo, il quale mi chiese se voleva andare a lavorare con lui. E tu Aveva, la tua risposta qual è? te la dico subito, lui aveva già ben precise le cose, mi voleva mandare a intervistare il capo dei ribelli palestinesi dell'epoca e aveva quasi. Ci mancava soltanto il biglietto aereo. Era sinceramente, e chiaramente sto parlando di Arafat, che poi uno può considerare Arafat come il rappresentante governativo, uno può considerare come il capo dei ribelli. L'intervista era ad Arafat. Soltanto che aveva quasi già il biglietto aereo, e gli dico: scusa, ma non parliamo di soldi? No, quando torni, no, out. Io non posso andare ad intervistare Arafat senza sapere di che morte morirò e di che vita vivrò. Prima mettiamo per iscritto quello che è il compenso, per quanto tempo, eccetera. No, io avevo pensato di farti fare prima, no, lascia perdere. Sono Cioè, importanti per te i guadagni nella vita? tesoro mio, io faccio le cose di slancio, ma non posso andare in una zona di guerra senza avere uno schifo di contratto. Per chi fa in questo lavoro, sostanzialmente per chi fa l'inviato di guerra, la copertura contrattuale è fondamentale perché azioni le coperture assicurative. Se tu vai senza una copertura contrattuale, ovviamente ti succede qualunque cosa, anche la più banale. Non dico che ti debba cadere una bomba sulla testa, ma un incidente causato, sul lavoro, che non è necessariamente in zona operativa di guerra, ma a maggior ragione in zona operativa di guerra, Deve essere chiaramente tutelato. devi essere tutelato con le assicurazioni, cosa che in quel momento non c'era. Per cui quella è stata una proposta che non è poi, Non è decollato, non è no, cioè che non è aeroporto. stata poi consolidata da un'offerta reale dal punto di vista dei contratti. Tu sei in fondo anche un uomo di spettacolo, non Guarda, solo giornalista, arrivederci, è perché. stato un piacere, grazie, basta. Cioè, non ho capito. Guarda, mi telefonò l'assistente di Giorgio Beh, Gori una buona che. vetrina anche l'Isola dei Famosi. Ma come le chiami del nome? Ti disconosco subito. Cioè, eri fino a 3 secondi fa la mia amante ufficiale, questo momento non sei più niente. Cioè, mi telefonò l'assistente di Giorgio Gori dunque era il 2003.
alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, quando l'Isola dei Famosi non si sapeva nemmeno cosa fosse. Era un luglio e mi dice: ciao Stefano, sono, non mi ricordo il nome, l'assistente di Giorgio Gregori. Ciao, dimmi. Giorgio Gregori all'epoca era ancora il maggior azionista di Magnolia. Oggi sappiamo che ha dato le dimissioni da tutto, eccetera. E mi dice: abbiamo pensato a te per una. E incomincia ad attaccare la sviolinata. Viste le tue capacità di sfondare il bucale teleschermo, vista la tua capacità di fare ascolti, infatti il record degli ascolti è ancora mio, Striscia la Notizia, 12 milioni, non è mai stato raggiunto con i servizi esterni. Vista il fatto che tu sei andato a fare l'inviato di guerra, le imprese e le inchieste importanti che hai fatto in tutta Italia, chiaramente lei me la montava, avremmo pensato a te, uno si immagina un programma di approfondimento per l'Isola dei Famosi. Io chiedo: l'Isola dei Famosi che cos'è? Perché era la prima edizione. E ti dice: ma sono un insieme di persone più o meno famose, anzi famose, dice lei, che dovranno cercare di sopravvivere in un'isola. Dico: i vaffangala che le ho detto, non puoi immaginare quanti sono stati. Gli ho detto: ma come ti permetti di telefonare a me per una cagata di questo genere? Questo non è un programma, questa è una grandissima fesseria. Telefona a tutti i miei colleghi sfigati che ci vorranno andare, e penso che ne troverai parecchi, perché che abbiano la voglia di apparire senza dover dire niente, cioè, ce ne sono una montagna. Da calciatori a... E questo è il 2003. E poi, scusami, mi hanno ritelefonato nel 2007 e con toni più pacati, ridendo, ma sempre mandando a fangala, gli ho detto: ma scusate ragazzi, proponetemi delle cose diverse. Cioè, non è che Magnolia faccia soltanto questi programmi del Menga, proponetemi altre cose. E poi sentite tu.